La cosa peggiore che potremmo fare è l'idea di uno scontro tra caste, tra corporazioni, l'idea che manifestano i giornalisti contro un altro potere. No, qui è in discussione l'articolo 21 della Costituzione, che è libertà di informazione, ma la libertà di essere informati è qualcosa di molto più serio. Basta il Presidente della Repubblica per la quinta volta in un mese, uomo mite, pacato e moderato, deve dirci che la libertà di informazione è presidio della democrazia. Potete immaginare se non dobbiamo essere preoccupati? Perché questa roba nasce negli Stati Uniti, dove non a caso 320 testate, e la stessa cosa dobbiamo tentare di fare in Italia, hanno scritto uno stesso editoriale a difesa della libertà di informazione contro il linguaggio volgare, aggressivo, le stesse parole, sessiste, volgari, in primo luogo contro le colleghe, sono state usate nelle conferenze stampa da Trump, questo non può essere cancellato. Abbiamo degli imitatori di paese di questo modo di raffrontarsi, ma poi forse occorrerà una grande manifestazione nazionale, non dei cronisti contro la politica, ma dei cronisti con tutte quelle associazioni e quella parte della politica che vogliono difendere il pensiero critico. Hanno voluto essere tutti quanti qui, ma semplicemente per testimoniare l'impegno di una categoria professionale che è ingiustamente sotto attacco. Guardate, l'attacco ai giornalisti non è soltanto l'attacco a una categoria professionale, è l'attacco all'informazione, al ruolo dell'informazione. È l'attacco alla funzione che l'informazione svolge in democrazia.